Ci sono momenti che indirizzano il nostro destino, momenti in cui tutto può succedere in una gara secca da una parte e dall'altra, momenti in cui si scrivono importanti pagine di storia ed oggi per il calcio regionale laziale è proprio uno di quelli. Stadio Tre Fontane, mercoledì 23 febbraio 2022, edizione numero 30 della Coppa Italia di Eccellenza. Amici ed amiche di Gazzetta Regionale, il più cordiale benvenuto vi giunge da Valerio De Epifanio e Francesco Mancin. Finalissima Civitavecchia Tivoli, 753 giorni dopo, adesso tocca a voi. Capitan Ruggero che prova ad accelerare, ancora Ruggero con il sinistro, si libera di un avversario, ancora Ruggero, porta il pallone, tiene la palla, semina avversari, Ruggero in mezzo a tre, Ruggero, attenzione Ruggero, e viene fermato all'ultimo istante, una serpentina incredibile di Gigi Ruggero. Allontana, attenzione però Fatati con il sinistro, De Marco ci prova di prima, alto sopra la traversa, corto per Panico, ancora Bersaglia, può andare da solo Bersaglia, attenzione, si libera molto bene Bersaglia, può calciare con il destro Bersaglia, palo incredibile, palo interno, calcio di punizione che verrà affidato alla Rosa. La Rosa va direttamente in porta, attenzione con Vento che si fa sfuggire il pallone, blocca però in due tempi. Può andare alla cross Panico, Funari dietro, attenzione per Gagliardi che può liberarsi al tiro, Gagliardi dal limite, Gagliardi! E Vento che respinge con i pugni, dunque duplice fischio del signor Emanuele Veloci di Frosinone. 0-0 allo stadio Tre Fontane tra Civitavecchia e Tivoli. Ruggero prova a liberarsi, attenzione Ruggero, grande numero sulla sinistra, Ruggero va alla cross, attenzione il pallone per Bersaglia con il sinistro, ci prova Proietti, palla alta sopra la traversa, partita subito forte la Vecchia. La sovrapposizione di Funari, Ruggero va l'uno contro uno su Fè, ancora Ruggero prova a liberarsi, mezzo a due, Ruggero il cross, attenzione la Rosa può calciare con il sinistro, perde l'attimo però, ancora la Rosa dal limite, ci prova ancora la Rosa, porta in vantaggio il Civitavecchia quando siamo arrivati all'ottavo minuto della ripresa, determinante la conclusione di Gabriele La Rosa, Vecchia in vantaggio. Adesso La Rosa parte, Proietti con il sinistro e Vento mette in calcio d'angolo, un missile di Proietti. De Marco, il cross a centro area di rigore per De Costanzo, attenzione De Costanzo, il colpo di testa, traversa e il pallone che rimane lì, calcio d'angolo per la Tivoli ad un passo dal pareggio. Si è trasformato praticamente in un centrocampista di fascia in questa ripresa, attenzione a De Marco che ci prova con il destro, ancora traversa, un destro terrificante di Andrea De Marco. Tentare il tutto per tutto e ribaltare il risultato, attenzione qui De Costanzo. Attenzione De Costanzo in area di rigore, ancora De Costanzo prova a liberarsi, De Costanzo può calciare, Alessandro De Costanzo subentrato dalla panchina, firma il pareggio, davvero un gol straordinario di De Costanzo che realizza l'1-1, tutto da rifare per il Civitavecchia, Civitavecchia 1, Tivoli 1. Colto per Laurenti, De Costanzo, attenzione, Ferrari, De Marco, De Marco in area, De Marco, attenzione con un braccio, ma lascia correre il direttore di gara, La Rosa in modo probabilmente involontario, attenzione ancora Binaco. Cross che arriva, Binaco allontana, attenzione, calcio di rigore, l'intervento di Binaco su Funari, l'arbitro non ha avuto dubbi e ha segnato il calcio di rigore con Binaco che probabilmente ha perso il pallone, è intervenuto Funari e l'arbitro non ha avuto dubbi. Parte Proietti, il 2-1 del Civitavecchia con il rigore trasformato da Cristiano Proietti, non ha potuto nulla Emanuele Vento e dunque Civitavecchia 2, Tivoli 1, esplode letteralmente la curva della Civitavecchia. Impeccabile la realizzazione di Cristiano Proietti, spiazzato Emanuele Vento. Attenzione il pallone in profondità, La Rosa allontana, attenzione perché finisce qui, arriva il triplice fischio del signor Veloci di Frosinone, il Civitavecchia vince la 30ª Coppa Italia di Eccellenza vincendo 2-1 contro la Tivoli.
sicuramente meritata. Assolutamente meritato il successo per la squadra di Massimo Castagnari, che si era portata in vantaggio, ha subito il pareggio ma poi ha trovato il guizzo per attestare il punteggio sul 2-1, un successo che i nerazzurri ritrovano a distanza di 28 anni. Era il Civitavecchia di Ugo Fronti, quello che aveva battuto in finale il Ceccano, stavolta è il Civitavecchia di Massimo Castagnari, battuta la Tivoli, in delirio i tifosi nerazzurri. Ed ecco Giancarlo Abete che dà la coppa a Gigi Ruggero, e Gigi Ruggero che alza la coppa al cielo 28 anni dopo. E dunque allo stadio Tre Fontane il Civitavecchia vince la 30ª edizione della Coppa Italia d'Eccellenza e adesso può festeggiare con i propri tifosi.